A che punto siamo, signori? Carissimo mio Chica, lavoriamo come te spera. Proprio, i sciuri è qui che si senta qua a parlare di spettacoli. Dicomi, ma che ne dà un sacco del posto? Cosa serve che ne fermo di altri? Ma quanti sciuri nuovi che si va a popa lì? E da qua il palco po', cosa zecchi vede? Niente, ti si passa da qua, non ti vedi niente. Ma neanche da distante però. Giusto, giusto, non serve proprio a niente venire qua. Dai, va là che il manco ne paga. Doschei, mai ne paga il manco. Come che stava? In cuor mio, avevo paura che la fosse cascata dentro l'ada se facendo il passo. Oppure che la fosse stata la notte che le ponte di ristagno che si fanno con l'altare, visto che ieri abbiamo visto far 40 dì. La mattina donca ha sondato in un chiaro la scomparsa, ma tutti quanti mi hanno detto io. E pensava che la fosse andata via come un roso nome. No, che staga tanto meglio adesso, però la so che la sia un po' particolare. Noi altri amici la chiamiamo la poetessa e sappiamo ben che il fatto dei omani non la si fa mancare niente. Dai, dico non te sa niente! Ni, ma so della mia famiglia. Abbiamo fame. Fame, di sacche vode, rabbia e fatica. La so mio stare a Masi perché a Boscovezza non si mangiava. A Masi, in quel podere di Tapari, le robe le vanno a meglio. Ma ho perso una moglie e Giuditta, la sera mezza manta. A te piangi sempre tua moglie, ma neanche a te ti si farina fare le ostie. Assumi che non passare che a porra d'osa. A vedi che sei sempre qua a Badia, anche se sei da stare in Masi. La via messa, al mercoledì per mancare, e che piace le sagre dei frazioni. E io ci disogni chi amava ricambiare. Cosa vuoi ancora da ella? La Castigliero tornò dopo 8 giorni. Era il 25 giugno 1855. Mi lo giurà. Il signore che in casa sotto il portico degli ebrei, mega sarà in te una camera, e dopo mega costretta in te una carrozza, e questo in piedi davanti a me. Ma sono sicura, come che esisto per non sbagliarmi. Uno di tanti giovani mi prese seduta su di una piccola scranna. Il vecchio, posto uno strattone al braccio sinistro, con una lancetta mi faceva una puntura, raccogliendo in un catino il sangue che Boscia vuotava in una piccola ampolla. Io era fuori di me fra lo spavento e la debolezza, ed anche sono svenuta senza che mi venisse prestata assistenza, da che la ragazzina non abbadava a me. Per qual motivo mi si levasse quel sangue non lo so né venne detto. Quella macabra narrazione generò una paura improvvisa che paralizzò i pensieri e si diresse verso lo stomaco e poi verso la pancia, e lì serrò i suoi ranghi ingarbugliando le budella e partorì parole senza alternative: morte agli ebrei! E i pensieri di tutti furono messi a soqquadro. Per cercare conforto ciascuno riparava in un giudizio e l'accaduto prese un senso. Avulso dalla conoscenza dei fatti, bastava guardare, no? I polsi di Giuditta, la popolana più popolare del momento, parlavano senza dire. Alla periferia dell'impero asburgico, in cui viveva una elite aristocratico-borghese di stampo piuttosto conservatore, circolavano idee liberali. Si parlava di emancipazione delle minoranze, ebrei compresi, ma molti vedevano nella modernità una minaccia sociale e personale. Ma state distruggendo tutto il nostro mondo! Grazie agli ebrei, ora abbiamo un'eccessiva fiscalità, multe da pagare e un controllo sul capitale inaccettabile! È vero, ma progresso significa anche emancipazione delle minoranze.
purché rispettino le leggi. Le leggi? E cosa mi dite dei polsi di quella povera villica sequestrata e salassata per i loro riti superstiziosi, eh? Prima di sentenziare attendiamo che la legge faccia il suo corso. Siamo alla rovina! Buongiorno, signora Villa. Come state? Buongiorno, signori. L'ebreo? Mi saluta. Quanto astio nel vostro indirizzo di saluto, signore! E perché? Ormai tutti sono certi di quello che ho fatto a quella graziosa fanciulla di Masi. Gli ebrei non li vogliamo! Voi avete messo a morte il nostro Signore Gesù Cristo! Tutti qui la pensiamo così! Tranne chi finge di essere dalla vostra parte! Ero passato a chiedervi conferma del nostro appuntamento di oggi pomeriggio. No, ecco, vedete, sono sorti dei contrattempi che mi costringono a rimandare il nostro appuntamento. E fino a quando? Fino a quando non sarà chiarita la questione con la Castigliera? Inoltre credo fermamente che la crisi agraria che imperversa sia il frutto di una modernità sovversiva e di un certo investimento ebraico nel territorio. Avari e sordidi sono gli ebrei. Loro sono il motivo del crollo delle nostre grandi famiglie nobiliari, gravate dall'eccessiva fiscalità. Abbiamo sempre saputo che fanno riti strani, come quelli raccontati nella vicenda di San Simonino a Trento. Povero piccolo, ucciso durante la Pasqua del 1475 dagli ebrei. La giustizia risolverà il mistero. Certo è che se io incontrassi il signor Ravenna per strada, gli starei alla larga. Guardate che può capitare qualcosa di più grave dell'onore ferito se la vicenda continua così. E poi non è passata inosservata la critica che voi avete rivolto a quei due notabili signori di Badia. Assurdo! Sta diventando tutto talmente assurdo! Non mi è più possibile attraversare la piazza di questa cittadina che nonostante tutto vi è diventata cara e poter esprimere un parere. La piazza sta diventando una foresta di giudizi in contumacia. Che esagerazione, signor Ravenna. Badate che l'eccesso vi farà rischiare addirittura... Di morire? Sì. La calunnia del sangue diventerà una realtà per tutti. Io non potrò in alcun modo difendermi. Non è certo responsabilità mia se la commissione ha esaminato la testimonianza della Castigliero in modo del tutto acritico. I procedimenti della giustizia non li ho inventati io ho solo il dovere di applicarli. Il potere e l'istituzione ha sempre protetto gli ebrei. Mi lo so, io so anche da presente come mi scopa dalla mattina alla sera. E sappiamo anche che il colera è un'invenzione dei signori per farne fuori tutti. A che costiamo massa e dice, è un complotto. Beh, dici niente. Dice sempre di aver paura quando il signori ti chiama a far sapere qualcosa. Dei signori forse sì, perché hanno i loro interessi personali da difendere. Noi siamo funzionari pubblici e il nostro interesse è quello della collettività. Quindi anche il suo, signora. Speriamo bene. Buongiorno, signor funzionario. Sono Lionello Tappari, capo della deputazione di Masi. Buongiorno a voi. Vi abbiamo convocato in merito al caso del signor Caliman Ravenna. Oh sì, certo, non si parla d'altro in questi giorni nelle nostre due comunità. Come potrebbe essere altrimenti? Vi chiedo un breve profilo della ragazza che ha fatto partire tutta la vicenda. Giuditta Castigliero è persona ben conosciuta a Masi, gode di pessima reputazione. La sua immoralità è nota. Pensi che alcuni suoi parenti di Villabona affermano che non è degna di essere creduta. Al contrario, il signor Ravenna è persona ritenuta persona degnissima anche a Masi, intrattiene ottimi rapporti con i cattolici e non è per nulla fanatico. Non esiste alcuna prova indiziaria sufficientemente solida che accusi Caliman Ravenna di aver pianificato e attuato il delitto rituale ai danni di Giuditta Castigliero. Nessun riscontro è pervenuto dal Tribunale di Verona circa l'ubicazione della casa dove sarebbero stati praticati i salassi e nessun riscontro circa l'identità di Nina, la bambina incarcerata con la Castigliero. Per questo mi sono opposto al rigetto dell'istanza di scarcerazione. Dal 4 al 6 luglio, poi, sono rimasto qui a Badia Polesine per studiare tutti gli atti giudiziari.
ho notato trame illogiche e incongruenze inventate per incolpare un innocente, dando credito ad una donna ritenuta immorale perfino dai suoi familiari. L'ultima perizia fatta sulle sue ferite esclude nella maniera più assoluta che possano essere state prodotte da un carrettiere in marcia con un temperino. Chi le ha suggerito di incolpare Ravenna e perché? Ogni ebreo porta su una spalla il peso della sua vita e sull'altra il peso del suo popolo, pregiudicato dalla teologia medievale che ci ha cucito addosso i panni sporchi del sangue di Cristo. Gli autori morali del mio disonore sono liberi, impuniti. Il procuratore Meraviglia affermò che l'innocenza di Ravenna era una certezza matematica, che è molto più della certezza morale richiesta dalla legge. La Castigliero fu condannata a 6 anni di carcere duro alla Giudecca, a Venezia, alle pene accessorie e al pagamento delle spese processuali. Tutto si è risolto secondo il buon senso e le ragioni provate della legge. Io ho sempre saputo che il signor Ravenna non poteva aver commesso una simile atrocità. Mia cara, credo davvero di poter ricordare che le tue parole furono: se incontrassi Ravenna per strada, gli starei alla larga. Su, figlia, non rimandiamo certi discorsi. Tutti eravamo preoccupati. La mia era solo prudenza. Cari amici, le voci corrono. Ora che il processo contro Kalima Ravenna si è concluso, non si parla d'altro. La legge ha fatto il suo corso. Proprio così. E ora ha già avuto inizio il vero processo, quello del sentito dire, che di solito è molto più informato sui fatti. Già, proprio così. I debiti fiscali dei Canova pare siano stati trattati per cercare una transazione amichevole nella casa veronese dei Carlotti, parenti dei Canova. Sì. Già, proprio l'altro, il veterinario, pare abbia praticato i salassi. Ecco perché erano stati eseguiti con dovizia e competenza. Ecco perché gli era così da precisi e fatti bei tagli a Giuditta. È il suo amico e veterinario lì ha fatti. Ma ascoltiamo un attimo. Ma ve ne ricordio quanto scaccanino che gli era contro gli ebrei e il vecchio Carlo Canova. Tasi ne sta a farti sentire. Te sai che questa è la roba che tutti sa e nessuno dice. Triste storia, davvero. Il ruolo dell'esattore assicura ascesa sociale, ma anche tanto, tanto livore sociale. Ma su, via, basta parlare di povertà e cose tristi. Andiamo, amici a teatro, sta arrivando Kalima a Ravenna. Benvenuto, benvenuto, caro amico.